Vanelli, sono Giunti Vanelli, ciao a tutti. Questa diretta in streaming dalla Sound Factory con Slay to the Rhythm, ma oggi è un giovedì piuttosto particolare, il primo vero giovedì nel quale siamo tutti chiaramente siamo stati invitati a rimanere a casa. Questa è la mia casa, sono qui con la mia famiglia, c'è qui il mio ultimo figlio JJ e i quadri che vedete dietro di me sono molto rappresentativi, anche perché casualmente avevo acquistato una litografia di Andy Warhol che rappresenta Mao, il vero simbolo, diciamo, della Cina da cui è partito tutto questo problema che abbiamo. Poi c'è una figura, la mia figura, che ha disegnato un illustratore di fama internazionale, si chiama Oz, che saluto e che ringrazio. E poi c'è il Superman di Andy Warhol, che ho messo anche nella mia Sound Factory. Questo Superman è un po' un'altra figura simbolica, un po' tutti noi vorremmo essere salvati da un Superman e noi stessi dobbiamo diventare dei Superman per venire fuori da questa situazione. Ci tengo veramente a dirvi che il potere della musica è fortissimo, quindi oggi facciamo questa diretta, faremo
Slay to the Rhythm. Ho cominciato con un po' di musica deep e andiamo avanti. Piano piano mandatemi messaggi che magari cercherò anche di rispondervi. Sembra è proprio italiana. Mimmo, che saluto, Mimmo Falcone, il proprietario di questa etichetta, ci regala sempre delle emozioni attraverso la musica africana, afro, quella che una volta si chiamava anche afro, eh? Sconfiggere il nemico Corona. Saluto anche Valerio Gross, Andrea Davide. Non sono qui con me perché chiaramente vivono per i fatti loro e quindi non possiamo stare assieme oggi. Ma ci siamo lo stesso con l'anima, col pensiero e con la musica soprattutto.
si fanno mercato. Partite partite. Saremo ancora in giro insieme. Wanna be together. All around the world. Lui oltre a suonare le percussioni numero uno ovviamente a livello mondiale direi, è anche un ottimo DJ, eh? Produttore, questo è il suo Tropical Silvano Delgado. Francese, salutiamo i nostri amici francesi, cugini. Occhio, occhio. We'll be right back.
the power. Direttamente per la nostra famiglia, e questo è molto bello, molto carino.
Purple Disco Machine, un altro brano rubato un po' al passato, era Io the Cat di Al Stewart, se non ricordo male. E il titolo di questo brano è In My Arms. Siamo in diretta da casa Vannetti. Never
Chieda Presents, baby. Tra poco cominceremo a fare la diretta di Slave to Freedom, un programma che va in onda in 29 paesi del mondo, sperando che negli altri paesi ci stia meglio. Anche se tutto sommato non mi dispiace questa situazione familiare per un DJ set molto molto personale, no? Face to face. Stavo dicendo che Slave to Freedom, oltre ad andare in onda in 28 paesi differenti, siamo in onda su Spotify, su iTunes, su SoundCloud, su tutti i portali. In Full Intention con It's a House Thing. It's a House Thing. Alright. Dovevo essere a Miami oggi. Vabbè dai. Era meno di ciò però, eh. We'll be right back.
Questo è un pezzo che ho fatto con Mr. Mike, la grande voce, from Switzerland, from Lausanne, ciao Losanna. Mr. Mike canta Put Your Hands Up in the Air, è proprio la voce originale, quello che 24 anni fa, mi pare, fece numero uno in tutto il mondo. Lo stiamo ripubblicando, dovevamo realizzare un videoclip, l'abbiamo rimandato credo a fine mese, penso per fine marzo, perché si spera, ci si augura, anzi siamo sicurissimi che si tornerà a vivere benissimo, meglio di prima, meglio di prima, almeno sappiamo che questa cosa ci sta temprando. Facebook e anche YouTube, ma non credo in questo momento, dalla casa di Vannelli, da casa mia praticamente, The Vannelli House, House. Dobbiamo scherzare un po', dai.
siamo l'ultimo prima del programma. Questo è un pezzo naturalmente mio, che intitola Children, tutti lo conoscono, la versione nuova, rimixata, rifatta, rimodellata, uscirà molto presto. Un saluto al grande Robert Miles, ciao.
con Bulgaria, con Portugal. Ciao ragazzi, cominciamo con Slave to the Rhythm. Slave to the Rhythm. To Slay to the Rhythm, a program dedicated to house music all around the world. Today I start with The Vision featuring Andrea Triana on Defected Mountains, Danny Kravitz, ciao Danny, really big in America. Second song will be Always, the song of Stevie Wonder and John's Church, Oliver Dollar, featuring Nils Holman, a classic music company label. Stay tuned. I'm broken by the sticks and the stones. I'm bursting through my soul. Nothing gonna let me go. So the river will be the water ain't gonna drown me. If the darkness falls upon the night, but I'm down here on my knees. The world just keeps on spinning around. No, I still believe, I still believe, I still believe.
Oh,
Crazy John and Luke Solomon's for Oliver Dora featuring Nils Holman. And before Always, Waves and Odyssey and Mountains Vision featuring Andrea Viana. Now we have Three Tribe, Cuban Burger and after Blackout, Nico Morano. We'll be right back.
This was our house power, pretty big song. So Much Joy, Alain Gallo. New remix from Naples, two great DJs. Now we have Track 9, Frankie Rizzato remix. Slay to the Rhythm Live from the House of Tonelli. After we have also on the mix Andrew Muller for Lapsus Music, a label from Italy, Italia, bella Italia, good Italia. We are close now, eh? Australia.
This is How Do You Do, Andrew Meller on Lapsus Music, Italian label. And before, the Mold People on Strictly Rhythm, Frankie Rizzato remix, the title was Break Now. Number one again, smiley faces, because they say dovete sorridere ragazzi. Always, Arma Van Alden, Big, Attract, and Zach Shows, number one in my personal chart. Oh yeah. We'll be right back.
Three songs in the end after my number one, the smiley faces of Abba Van Alden, A Track and Dark Souls. Three songs in the end after disco, the first one, Cali. Second song will be Salty Girl, dedicato a tutte le nuove Celtiche, Alien Dust and Patience. More thanks, Axel Power on Club Train. Alright, come on. Smile, baby, smile. Music is the answer. Yes. Yes, my friend, yes. Shall we be?
There are a few things you just can't learn from a textbook. That you have to live to see, to be fully entrenched. Because here's a simple truth. This world is a tough place. Getting what you want, making the most of the time you have, requires that you put yourself in a position to succeed. It means you see a finish line before one exists. No one's ever going to call you and tell you how incredible your idea is. You either accomplished something or you simply did not. Right? That's it. That's what people see, the result. So that means every second, every step of the way from where you are right now, makes when you cross the finish line, depends on you. On the label of Marco Disco Machine, Top 3. Before I played Donald Crack, Celtic Girl for Alien Dust. The first song I played in this part of Play with the Rhythm at the Disco Cafe. Too Many Rules. My name is Joe Filanelli. This was live from the Vanelli House of Play with the Rhythm. Slay to the rhythm. Slay to the rhythm. Ecco, a questo punto volevo farvi ascoltare una cosa che ho ricevuto quest'oggi per noi italiani. È un anonimo che mi ha mandato questa mail, quindi ve la faccio sentire molto volentieri. Vi saluto, ci vediamo, ci sentiamo e ci vediamo il prossimo giovedì. Ciao a tutti da Giorgio Vanelli, da JJ, da Elisa ovviamente, da tutta la mia family che è sparsa in giro qua per Milano. Ciao! Adesso il gran finale. Era l'11 marzo del 2020. Le strade erano vuote, i negozi chiusi. La gente non usciva più. Ma la primavera non sapeva nulla. E i fiori continuavano a sbocciare. E il sole a splendere. E tornavano le rondini. E il cielo si colorava di rosa e di blu. La mattina si impastava il pane, si infornavano i ciambelloni. Diventava buio sempre più tardi e la mattina le luci entravano presto dalle finestre socchiuse. Era l'11 marzo 2020. I ragazzi studiavano connessi a G Suite e nel pomeriggio immancabile l'appuntamento a 3-7. Fu l'anno in cui si poteva uscire solo per fare la spesa. Dopo poco chiusero tutto, anche gli uffici. L'esercito iniziava a presidiare le uscite e i confini, perché non c'era più spazio per tutti negli ospedali e la gente si ammalava. Ma la primavera non lo sapeva e le gemme continuavano a uscire. Era l'11 marzo del 2020. Tutti furono messi in quarantena obbligatoria, i nonni, le famiglie e anche i giovani. Allora la paura diventò reale e le giornate sembravano tutte uguali. Ma la primavera non lo sapeva e le rose tornarono a fiorire. Si riscoprì il piacere di mangiare tutti insieme, di scrivere lasciando libera l'immaginazione, di leggere volando con la fantasia. Ci fu chi imparò una nuova lingua, chi si mise a studiare, chi riprese l'ultimo esame che mancava alla tesi. Chi capì di amare davvero separato dalla vita, chi smise di scendere a patti con l'ignoranza, chi chiuse l'ufficio e aprì un'osteria con 8 coperti. Ci fu chi diventò dottore per aiutare chiunque un domani ne avesse bisogno. Fu l'anno in cui si capì l'importanza della salute e degli effetti veri, l'anno in cui il mondo sembrò fermarsi e l'economia andare a picco. Ma la primavera non lo sapeva, e i fiori lasciarono il posto ai frutti,
e poi arrivò il giorno della liberazione. Eravamo alla TV e il primo ministro disse a Reti Unificate che l'emergenza era finita e che il virus aveva perso, che gli italiani tutti insieme avevano vinto. E allora uscimmo per strada con le lacrime agli occhi, senza mascherine e guanti, abbracciando il nostro vicino come fosse nostro fratello. E fu allora che arrivò l'estate, perché la primavera non lo sapeva ed aveva continuato ad esserci, nonostante tutto, nonostante il virus, nonostante la paura, nonostante la morte. Perché la primavera non lo sapeva e insegnò a tutti la forza della vita.